chiamavo metafisica perché era una pittura che andava di là delle cose fisiche, cioè della realtà, e di cui l'idea mi venne soprattutto leggendo alcuni libri di Federico Nietzsche, quelli che riguardano le descrizioni che gli fa di alcune città italiane, soprattutto della città di Torino, nel periodo dell'autunno. Altre ispirazioni mi vennero nella città di Ferrara, e soprattutto a Ferrara mi venne l'idea di dipingere quei quadri che io chiamo interni metafisici. Questa pittura metafisica ha avuto sempre molto successo e continua ad averlo, e io stesso sovente dipingo quadri di soggetto metafisico, poiché ispirazione... Una cruda ironia, l'organizzazione quasi logica dell'assurdo, la ricerca di una magia delle cose alla quale non fosse estraneo un sentimento colto dell'arte, l'accostamento sottilmente calcolato di elementi e ambienti eterogenei, fondono immagini concrete con l'irreale, ad un limite che spesso ha qualche analogia con certa favola pirandelliana, del resto contemporanea di quella pittura. Le piazze d'Italia, che sono uno degli elementi più suggestivi della pittura metafisica di De Chirico, uniscono ad un potere evocativo che ci riallaccia straordinariamente ad ambienti vissuti, culturalmente acquisiti, una soluzione che è pura invenzione, che suscita il sentimento di un mondo nuovo, dove però stranamente gli echi di tutto ciò che conosciamo sono infiniti e continui. Ricerca dell'assurdo, spesso con mezzi che appaiono invece concreti,
avvenimenti che di per sé sono reali, riesce sconcertante quanto mai possibile. Ma è a questo punto che l'apparente disordine diviene eloquente e si organizza in una magica armonia, spesso piena di pace. Nei bagni misteriosi, la contaminazione di oggetti reali si accentua. L'ammattonato prende le movenze dell'acqua. Gli spettrali bagnanti vi penetrano come a realizzare un'assurdità crudele. L'accentuarsi della sua vena ironica, il più aperto affacciarsi di elementi archeologici, di reminiscenze di cultura, di museo, pongono pian piano De Chirico su posizioni nuove. Ma quella immobilità sta al di fuori della vita reale. Si affaccia un motivo tipico di De Chirico, i cavalli. I primi cavalli sembrano nascere dal calco di gesso di qualche figurazione classica del mondo antico. Thank you.
abbandonato ogni esperienza polemica, ogni ricerca espressiva che non sia adatta a impiegare intera tutta la prestigiosità del suo mestiere di pittore. Paesaggi arioseschi, miti classici popolati di modelli accuratamente studiati, di figure in cui lo sfarzo dei costumi antichi è quanto di meglio il pittore possa trovare per esplicare tutte le sue arti di disegnatore, di pittore sciolto, magicamente capace di ogni bravura. Possibilità di esprimersi per De Chirico è affidata all'illimitato virtuosismo. Lo si comprende avvicinandosi ad alcune delle sue opere recenti. In certe sue nature morte, il soggetto, pur mantenendo tutta la sua evidenza, non è che un pretesto che si fa materia pittorica, fluida e baroccamente ricca oltre ogni comune aspettativa. Traducendo la parola inglese, in line, e tedesca, in inglese,